Grande Fratello, signori, grande bordello. Abbiamo un altro scontro, incontro-scontro tra Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi. Cosa è successo? Eh sì, ancora scontri nella casa. La tensione è costantemente salita negli ultimi giorni. Spesso al centro delle discussioni c'è finito Charlie Gnocchi, che è stato accusato per il suo atteggiamento e la tendenza a fare, diciamo, il capo della situazione. Ma prima c'è stata la discussione con Luca Salatino, che ha perso le staffe in più di un'occasione, fino a scoppiare e dicendo ai Rutter il coso là, e gli ha gridato dopo uno scontro su cosa preparare per pranzo, capito? Quelli so motivi seri, insomma. Ma ultimamente Charlie Gnocchi si è scontrato anche con un altro coinquilino, ovvero Antonino Spinalbese. È stata tra l'altro una lite davvero forte che è andata a coinvolgere anche altri GFini, rendendo l'atmosfera pesante nella casa, che già comunque è pesante di per sé, no? Perché comunque non possono mai uscire, possono fare delle cose limitate, quindi già è pesante di per sé. E allora è stato detto: ah, sei un manipolatore, che sai come prendere le persone. E questo l'ha detto il giovane all'ex inviato di Striscia. Il 27enne si è lamentato della nomination subita da Charlie durante la puntata e si è dunque arrabbiato per quel gesto, ma anche Pamela Prati ha dato ragione ad Antonino, ma Gnocchi ha ribadito e ha detto: lui non è stato galante con Nikita, no. Charlie Gnocchi poi ha detto ad Antonino Spinalbese: ti vedo più forte di me, hai resistito a molte cose se ci penso, sì. Hai resistito a Giaele, ad esempio. Posso dirti che ti vedo molto forte. L'hairstylist invece ha ribattuto che pensava che tra loro ci fosse un'amicizia, dicendo: cercherò di metterti in difficoltà in diretta allora. E lui gli fa: ma magari, se tu dici nel gioco adesso il mio obiettivo è smascherarti, va bene. Poco dopo il discorso però ha coinvolto anche Luca Salatino. Già il fatto che tu fai il portavoce di Luca e Luca fa il tuo portavoce già è un errore. E questo ha detto Charlie Gnocchi. La cosa più terribile che ho visto ultimamente è Luca che mi sta addosso ogni mezz'ora. Luca è 3 giorni che mi dice infame. Io mi sveglio con uno che mi dice così. Ma tu ti rendi conto? E Antonino però non ci sta a questa cosa e afferma di non essere responsabile di quello che dice l'ex tronista di Uomini e Donne. A questo punto Antonino dice: perché Luca ci tiene a me, è una di quelle persone che fa parte del gioco, sì, ma fa parte della mia vita fuori, capisci? Sai cosa intendo, no? E ad esempio, sai anche che cosa ho pensato? Che chi è più ragazzino in questa casa, come me, ci tiene molto ad avere amicizie. Io ci tengo molto ad avere amicizie e vorrei portarmele anche fuori, se possibile. Altre persone che hanno una vita già spesa, in questo caso parlo di Charlie, che ha vissuto molto più di me e ha già una sua vita, ha già una sua famiglia, e non è fondamentale, capisci il senso? E questo, cari amici, è stato tutto per quanto riguarda tutto questo discorso. E per ora non ho altro da aggiungere, quindi per ora ci fermiamo così. E noi ci sentiremo alla prossima notizia utile, sempre Grande Fratello, che poi tornerà tranquillamente domani con altre news. Tanto loro lo sapete, sono spiati H24, quindi ogni tanto qualcosa salterà fuori. Io intanto a voi vi auguro un buon proseguimento di giornata, una buona serata, insomma passate un fine giornata di una buona domenica, insomma. Mi raccomando, perché purtroppo le giornate si stanno accorciando, cioè ce l'hanno fatta accorciare per forza, ma questo è un altro discorso. Un saluto da Max, ci becchiamo alla prossima.